In Lega Pro torna a sorridere il Novara, che alla Piola in una delle migliori partite degli ultimi anni supera 2-1 la Carrarese, match deciso nel primo quarto d'ora con le reti di Collodel e Bortolussi. Nel finale a Corcia Murolo il Novara rischia ma porta a casa un successo meritato e importante. 0-0 allo stadio d'Albertas tra il Gozzano e l'Olbia in una partita caratterizzata dalle pessime condizioni del campo da gioco a causa della pioggia. E a proposito di campo da gioco, l'impraticabilità dello stesso ha costretto il direttore di gara a rinviare ad inizio secondo tempo il match di Serie D tra il Verbagna e la Carronese, che stavano pareggiando 0-0. In eccellenza una coppia in vetta formata dalla Greville vittoriosa 2-1 al Galli di Baveno nell'anticipo del sabato sera e dal Borgo Vercelli, che nel Festival del Gol ha avuto ragione 5-3 sul Trino. In forte bilico la panchina di Mister Gioia per i vercellesi, da segnalare la tripletta di De Lorenzi, che dunque si porta a casa il pallone del match 1-1. Nella sfida tra deluse fino ad ora, Roce e Borgaro hanno deciso i bomber, Pinelli e Colombo. In promozione continua la propria risalita la Juve Domo, vittoriosa 3-1 sul campo del Dormelletto con grande protagonista Bini, autore di una doppietta, trascinatore dei Granata. È finita 0-0 senza vincitori né vinti e senza reti invece il match tra il Briga e il Vigliano. L'atteso scontro al vertice tra Dufour Varallo e Lomini è stato rinviato a causa della pioggia. Per quanto riguarda il basket, pronto ed immediato riscatto della Paffoni, che dopo il KO nel turno infrasettimanale con la Jessi è andata a vincere con autorevolezza ed autorità la Palacima di Alessandria contro la squadra di Coccio Vandoni, 74-49 il punteggio finale a favore dei rossoverdi, che hanno così conquistato la quarta vittoria nelle prime 5 giornate di campionato.